Hello and welcome back to Joe English, il canale che aiuta gli italiani ad imparare e comunicare bene in inglese. Oggi voglio aiutarvi di imparare i modal verbs. Let's go! Prima di tutto però, cosa sono i modal verbs, i verbi modali? Cosa sono? Verbi modali o modal verbs sono un tipo di verbo ausiliare che può esprimere uno o più di quattro cose. Abilità, possibilità, permesso o obbligo. Ci sono 9 modal verbs principali e io ho un piccolo trucco per aiutarvi di ricordarli. Abbiamo 2 C's, can and could. Abbiamo 2 S's, shall and should. Abbiamo 2 W's, will and would. E abbiamo 3 M's, may, might and must. Will e would hanno anche una forma contratta, quindi will può essere scritto apostrofo LL e would può essere scritto apostrofo D. Gli altri non hanno una forma contratta. Ok, prima di andare avanti e spiegare esattamente quando dobbiamo usare ognuno, dobbiamo capire le regole per i modal verbs. Number one. Quando si mette il verbo dopo un modal verb, è sempre senza to. Quindi io devo andare. I must go. Non è mai I must to go. Oppure io posso giocare. I can play. Non I can to play. Ok, quindi non devi mettere mai to dopo i modal verbs. Number two. Per la terza persona singolare non dobbiamo aggiungere la S. Rimangono sempre così. Ok? Per esempio, I can. Oppure anche he can, non è he cans, perché di solito nel presente terza persona singolare si aggiunge la S. Quindi per tutti i verbi modali la S terza persona non dobbiamo aggiungere. Number three. La terza regola è che con la negazione non dobbiamo usare nessun altro ausiliare. Per esempio non dobbiamo usare mai don't o doesn't. Noi dobbiamo aggiungere semplicemente not dopo il verbo. Quindi si può dire I cannot, vedi è una parola cannot, oppure I can't, I could not, I couldn't, I shall not, I shan't. Vedi, questa cambia, è irregolare la negazione. Poi abbiamo I should not, I shouldn't. I will not, I won't. Di nuovo, will è irregolare nella negazione. I would not, I wouldn't. I might not, I mightn't. I may not, adesso non c'è la forma contratta per may not. I must not, I mustn't. Number four. Modal verbs non cambiano la forma. Per esempio, non possiamo usarli al passato oppure al futuro. Ok, rimangono sempre al presente, tranne ovviamente could. Could è già al passato. Quindi could non possiamo usare al futuro, eccetera, eccetera. Quindi non possiamo dire, per esempio, per dire io potrò, non si può dire I will can o dovrò, I will must, non si può dire. Per alcuni di questi verbi modali, questi modal verbs, loro hanno un verbo proprio anche. Per esempio per must c'è have to e per can o could c'è to be able to. Quindi, se noi vogliamo usare must al passato, per esempio,
Io dovevo, ho dovuto. Must non si può usare. Quindi dobbiamo usare il verbo proprio, have to. E siccome questo è un verbo normale, mettiamo al passato. Quindi io dovevo si dice I had to. Oppure io dovrò fare qualcosa. Di nuovo, must non possiamo usare. Quindi dobbiamo usare have to al futuro. Quindi I am going to have to do something. È uguale per can o could con be able to. Se io voglio dire io potrò, noi non abbiamo una forma futura con modal verb. Non si può dire I will can. Quindi dobbiamo usare be able to. Quindi I am going to be able to. Io potrò. Adesso vi spiego esattamente quando usiamo ognuno, perché hanno diversi significati, dipende sul contesto. Quindi can si usa per un'abilità, an ability, quando sai fare qualcosa. Per esempio, I can speak French. Io so parlare francese. Oppure possiamo usare can per una regola, quando qualcosa è vietato, ok? Quindi non puoi fumare qui. You cannot smoke here. Quindi è una regola che non puoi fumare. E poi abbiamo una richiesta in un modo informale. Per esempio, posso avere una coca? Can I have a coke? Poi abbiamo could. Quindi could si usa sempre per un'abilità, an ability, però al passato. Quindi si dice, per esempio, io sapevo parlare francese al passato. I could speak French in the past, ma è anche sottinteso che non sai fare più. Si può usare could anche per una richiesta, però un po' più formale. Per esempio, could I have a pizza? Please. Potrei avere una pizza, per piacere. Si usa anche could, spesso nella negazione, ma non sempre, per spiegare quando qualcosa non era possibile. Per esempio, purtroppo lui non poteva stare qui stasera con noi. Unfortunately, he couldn't be here with us tonight. Poi abbiamo should. Should si usa per un consiglio. To recommend something. Per esempio, tu dovresti vedere questo film, è bellissimo. In inglese, you should see this film, it's fantastic. Oppure, quando sai che dovresti fare la cosa giusta. Per esempio, we should do it now. Noi dovremmo farlo adesso. Oppure should, si può anche usare, questo è un po' più alto come livello, si può anche usare per una previsione, ma una previsione che è molto incerta. Per esempio, no, loro dovrebbero vincere, ma non si sa mai. They should win, but you never know. Quindi è una previsione, ma è molto molto incerta. Quindi should è un modal verb, ma noi abbiamo anche ought to, vedi, è una parola strana come lo spelling. Ought to si chiama un semi-modal, perché non segue tutte le regole di un modal verb normale, perché qui c'è to. Quindi per dire io dovrei andare, come abbiamo detto, I should go, oppure si può dire I ought to go. Quindi ought to è un sinonimo per should, è solo che ci vuole sempre to dopo. Shall si usa per un'offerta di aiuto, per esempio. Shall I help you? Ti aiuto? È sempre un po' più formale e non viene detto molto adesso in inglese, più al passato, ma adesso non molto. Il modo principale in cui si usa shall adesso è per un suggerimento. Che facciamo stasera? What shall we do tonight? Oppure, andiamo al cinema? Shall we go to the cinema? Poi, c'è un altro uso di shall, nella forma negativa. Però, devo dire, non si usa quasi mai. Forse si vede in un libro vecchio qualcosa.
Però si può usare per rifiutare qualcosa. Ma come ho detto, è molto, molto, molto formale. Per esempio, devi pagare questa multa. You must pay this fine. Tu puoi rispondere no, assolutamente no. Quindi in inglese, molto, molto formale, si può dire no, I shan't. Poi abbiamo may. May si usa per descrivere una possibilità, forse in italiano. Per esempio, forse stasera vado al cinema. I may go to the cinema tonight. May si può anche usare per chiedere permesso, ma è in un contesto molto molto formale, di nuovo non viene usato molto. Per esempio, posso andare in bagno? May I go to the toilet? Noi abbiamo anche maybe, tutto attaccato. Maybe si usa per una risposta corta, ok? Per esempio, qualcuno ti chiede, are you going to the pub tonight? Tu vai al pub stasera? Tu rispondi, forse. Si dice, maybe. Adesso abbiamo might. Might è quasi uguale di may. È solo che noi non possiamo usare might per richiedere permesso di fare qualcosa. Noi usiamo solo per parlare di una possibilità. Quindi, I might go to the pub tonight. Forse andrò al pub stasera. Adesso abbiamo must. Quindi io ho già fatto un video per must e have to specificatamente. Quindi se non hai visto devi andare a vedere questo video anche, è molto importante. Però velocemente, must si usa per un obbligo, quando devi fare qualcosa. An obligation. I must go to work. Io devo andare a lavoro. Oppure nella forma negativa, un proibizione. Per esempio, you must not go. Tu non devi andare, assolutamente. Però c'è un altro uso di must, che non ho spiegato nell'altro video. E questo è un livello un po' più superiore adesso. Si usa must per un assumption, un supposizione. Per esempio, dov'è Joe? Where is Joe? I don't know. He must be stuck in traffic. Quindi significa che l'unica opzione è che lui sta nella macchina, nel traffico. Poi abbiamo will. E io non spiego will adesso perché ho già fatto un bel spiegazione nel mio video quando parlo del futuro. Quindi se non hai visto questo video, vai adesso e si può capire completamente l'uso di will. E poi abbiamo would. Would si usa per polite question, una domanda molto cortese, una domanda molto educata. Quindi per dire mi puoi aiutare? In inglese, would you help me please? Quindi di nuovo è molto formale, quindi non è che si usa molto, però è usato. Poi ovviamente si usa per il secondo condizionale, quindi di nuovo ho già fatto un video specificatamente per il secondo condizionale, quindi se non hai visto devi andare a guardarlo adesso. E poi si usa would insieme con like, would like, per un modo più formale di volere, want. Quindi io vorrei, dice I would like. Ok, quindi questi sono i verbi modali, i modal verbs in English. Spero che adesso sono molto più chiare. E quello che voglio da voi adesso è nei commenti, voi dovete cercare di usarli. Quindi dovete creare delle frasi usando questi modal verbs e scrivere sotto nei commenti per vedere se hai capito bene quando si usano. Ok? Thank you very much for watching. Please subscribe. And I will see you soon. Goodbye.